Proseguiamo con il programma. Sì, 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 lo so. Certo. E allora, no, siccome con Marcello avevamo detto che era preferibile il dibattito alla fine di tutti gli interventi, però ci mancherebbe altro. Lo so, le usi il microfono. No, certo. Ma non ci posso. Allora, molti di voi non si dice saranno rimasti sconcertati dalla mega struttura che è stata definita un nuovo ponte. Ma io vi invito a pensare come ha sconvolto la percezione del territorio la ferrovia che nell'Ottocento fu realizzata a Ragusa. Pensateci voi quanto sconvolgimento mentale rappresentò la ferrovia. Verso il futuro noi camminiamo. Questo è l'identità vera di una comunità. Scusate, non è uscita dal cuore, perché dobbiamo dialogare con lo sconcerto, no? Perché qualcuno l'avrà pensato. Luca dice, ma questa cosa che bella, che fa, mi piace, questa cosa enorme, no, non so se è chiaro. Allora, la processione di San Giovanni è il cammino di una comunità verso che cosa? O è verso il futuro, o è folklore. Io mi commuovo, e se mi commuovo vuol dire che cammino verso il futuro. Noi insieme in città abbiamo voluto questo convegno fortemente. Luca, chi ti ha invitato? Oh, bene. Allora, questo convegno l'abbiamo voluto e ringraziamo il Comune che con entusiasmo ha accettato la nostra proposta, tutti quanti hanno contribuito, perché noi come lavoratori di urbanistica partecipata dalle parole vogliamo passare alla esperienza delle emozioni. Giorno 7 marzo noi organizziamo una visita a Comiso con il treno per indagare quale doveva essere la sorpresa, lo sconcerto, la gioia della scoperta della ferrovia che attraversava le vallate. E prossimamente ne organizzeremo una per Modica, l'abbiamo fatta, ma la ripetiamo, Roberto, perché è necessario, la ripetiamo, perché noi dobbiamo passare dai discorsi per l'intelligenza all'esperienza per le nostre emozioni che vogliono suscitare in noi il futuro. Grazie. Invece utile il suo intervento, lo sai, fratello. Iniziamo qua. Sì, sì, prego. E noi dobbiamo pensare nei discorsi anche nelle prospettive future anche per questi giorni. Sempre. Tu hai fatto complimenti ed è bello il lavoro che ha fatto questo ragazzo. A me spiace che il sindaco è andato via, ma quale futuro avranno questi giovani? Qua ce ne sono alcuni e altri sono andati via. Però io dico, li stiamo facendo fuggire, no? Cioè un lavoro del genere, no? Si passa tutto solo ed esclusivamente sul volontariato, oppure questi ragazzi dopo che hanno lavorato e tutto quello che si è detto stasera non dà possibilità di lavoro a questi nostri ragazzi, no? Oppure rimaniamo solo nei discorsi, cioè non è per te, no? Però dico, se da questo convegno riusciamo a tirar fuori anche questo fatto, no? È auspicabile che venga che si dica. Che si dica possiamo, che avvenga, lo spieghiamo. Il sindaco tra l'altro, il sindaco è andato via, ma
detto all'inizio, c'era quell'altro importantissimo, è un appuntamento per tutta la città molto importante.